in un paese di spiati. Dal telefono non parlerà più nessuno al telefono, state tranquilli. Già ora parliamo molto meno, ma non si useranno più i telefoni. Ai computer, alle stanze da letto. Sarà possibile inserire il Trojan in qualsiasi device e 104 milioni di SIM in questo paese saranno potenziali microfoni spia. A spiare non solo le parole e i comportamenti del misero proprietario, ma di anche tutti quelli intorno. E tutto questo non per il piacere basta di controllare la vita degli altri, incubo, ma perché considerate per principio e per ideologia ogni italiano, ogni contribuente, ogni persona per bene un possibile sospettato di chissà quale reato. Non c'è più la presunzione di innocenza, non c'è più neanche la presunzione di libertà. Tutti da spiare perché sicuramente faranno qualcosa di male. E l'abisso in cui ci state portando è che consentirete ai pubblici ministeri non più di perseguire un reato, no, ma di perseguire la persona in quanto tale, e qualcosa si troverà che avrà fatto di male. Siamo alla pesca a strascico, è vietata pure quella, ma nelle intercettazioni no, si può fare, si può andare a cercare quello che non c'è e così si incastra la gente. E intanto, mentre si attende di trovare, si mette sotto spia una popolazione intera. Se poi è un politico o ha la sfortuna di avere un cognome illustre, c'è ancora più gusto, perché poi magari così, col solito circuito mediatico-giudiziario, si pubblica qualcosa in qua e in là e si distrugge per sempre la reputazione e il vivere sociale di una persona. In questi tempi in cui con tutte le tecnologie digitali tutto si riverbera a livelli incontrollabili, e restituire la dignità alle persone, la corretta rappresentazione di quella persona nel mondo sociale diventa di fatto impossibile. È un danno permanente che voi state provocando, e un giorno, vedete, vi pentirete, perché lo state provocando anche a voi stessi, che lede per sempre un principio fondamentale sancito della Costituzione. State facendo un errore drammatico. Il problema è che probabilmente, appunto, non avete neanche l'autonomia di dire ci stiamo sbagliando. Eseguite questo bel disegno. Dichiaro aperta la votazione. Ordine del giorno 164, Bergamini, con il parere contrario del governo. La votazione. Favorevoli 184, contrari 246. La Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno 165, Battilocchio, parere contrario. Collega Battilocchio chiede di intervenire, ne ha facoltà. Grazie Presidente, signor Sottosegretario, siamo francamente sorpresi da questo parere contrario, perché ci sembra un ordine del giorno di buonsenso. In sostanza viene richiesto che il decreto che il Ministro della Giustizia, previsto dall'articolo 2,3 del provvedimento, in merito ai requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali nell'esecuzione delle intercettazioni, sia emanato al più tardi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Quindi un'azione che punta a prevenire ed evitare, attraverso regole certe, possibili, probabili abusi e falle, in particolare legate all'utilizzazione del Trojan. Attenzione, non stiamo parlando di potenziali periodi ipotetici del secondo tipo, ma di una minaccia, un rischio concreto, incombente, attuale. Il caso recente più noto di installazione all'insaputa di privati cittadini di un Trojan sui loro dispositivi è stato lo scandalo Exodus, risalente allo scorso marzo 2019. In Italia è stato diffuso su ampia scala un Trojan che si installava sui cellulari attraverso gli store di applicazioni. Il virus ha raccolto per oltre due anni i dati personali di circa un migliaio di persone. Emerge quindi in tutta la sua complessità la questione del diritto alla privacy e della sicurezza informatica, materie, è stato ricordato, di rango sicuramente costituzionale. Vi invito a riflettere su quanto ha affermato rispetto allo scandalo Exodus Antonello Soru. Emerge con evidenza inequivocabile
la notevole pericolosità di strumenti quali i captatori informatici che, per quanto utili a fini investigativi, rischiano anche soltanto sul piano tecnico, se utilizzati in assenza delle necessarie garanzie, di determinare inaccettabili violazioni della libertà dei cittadini. Parole virgolettate di Antonello Soro, non certo un facinoroso bastian contrario o un oppositore coi paraocchi in cerca di facile consenso, ma presidente dell'autorità garante della privacy dal 19 giugno del 2012 e chissà ancora fino a quando. Mi auguro che il governo possa rivedere il suo parere. Bravo. Dichiaro aperta la votazione. Ordine del giorno 165, Battilocchio, con il parere contrario del governo. Favorevole 184, contrario 243, la Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno 166 rosso, viene accolta la riformulazione? Sì. Ordine del giorno 167 Mulè, viene accolta la riformulazione? Non viene accolta. Collega Mulè chiede di parlare, ne ha facoltà. Grazie Presidente, vorrei invoco l'attenzione se è possibile da parte dei rappresentanti del governo, perché ci troviamo davanti a un parere che mi ha sorpreso. In questo Vietnam di pareri contrari spunta un parere positivo, un parere favorevole all'ordine del giorno, però soggetto a riformulazione. È questo che non mi torna, per cui invoco attenzione per questo motivo. L'ordine del giorno impegna il governo ad adottare con urgenza ogni iniziativa affinché nelle trascrizioni delle intercettazioni non siano riportate espressioni lessive riferite a dati sensibili e supersensibili in violazione della normativa sulla privacy non rilevanti ai fini delle indagini, il 167. Allora, a fronte di questo, io non davvero è inaccettabile valutare l'opportunità di, perché non c'è da valutare, si tratta di una fattispecie che va esclusa. Ora, per spiegare all'Aula, i dati sensibili li conosciamo tutti, sono quelli che riguardano l'origine etnica, eccetera. Quelli supersensibili sono ancora maggiorati. Ora, immaginate il caso di specie. Siccome questo decreto interviene anche per indagini legate agli incaricati di pubblico servizio, immaginate un portalettere, che è un incaricato di pubblico servizio, che usa il mezzo che gli viene dato in dotazione dall'azienda e secondo la procura lo usa per un fatto di peculato. Questo portalettere su questo mezzo dell'azienda ospita una persona di altro sesso, dello stesso sesso, non ha importanza. Durante il tragitto parlano di varie cose. Durante il tragitto capta il Trojan delle notizie che riguardano il passeggero o la stessa persona, che riguardano la sfera privata della persona e che nulla c'entrano con le indagini, però all'interno di un discorso che secondo la procura magari può interessare. Allora che facciamo? Depositiamo quello che il portalettere dice al passeggero e che riguarda fattispecie di natura sessuale, genetica, legata alle malattie? Allora su questo, e non la faccio lunga, signor sottosegretario presente, vogliamo rivedere il parere, quindi non valutiamo l'opportunità di, ma andiamo diretti verso una fattispecie che va nella direzione della civiltà minima. Qui non parliamo di legule, c'è anche, lo dico a chi è presente e che ne sa molto più di me, ai banchi del governo c'è Cassazione, sentenza del 2015, la 14390, che proprio sui dati sensibili invoca una tutela rafforzata da parte di chi agisce. Allora, la richiesta è quella di rivedere il parere e quindi evitare, ripeto, questo scivolone ulteriore sul piano della civiltà. Grazie. Grazie a lei. Nessun. Sottosegretario Ferraresi, prego. Presidente, già la legge prevede questo, quindi semplicemente noi diciamo a valutare l'opportunità di, perché l'impegno è di attivarsi urgentemente con provvedimenti normativi, ma visto che già la legge lo prevede ponevo appunto il parere favorevole semplicemente con questa riformulazione, perché già il testo
ha inserito questa dizione sul controllo dei possibili dati sensibili che devono essere ovviamente individuati e non trascritti se non appunto rilevanti per l'indagine. Collega Amule, non accoglie... L'accoglie, d'accordo, andiamo avanti. Ordine del giorno 168, Costa, con il parere contrario. Collega Costa chiede di intervenire, prego, una facoltà. Grazie Presidente. Brevemente, questo oggi il dibattito è un dibattito molto acceso tra chi ritiene che ci sia una violazione pesante del principio la riservatezza e che ci sia un'attribuzione alle procure di un diciamo di uno strumento, di un'arma letale quasi, che entra nelle case dei cittadini e che quindi creerebbe degli effetti dirompenti. Quest'ordine del giorno è un ordine del giorno molto chiaro, perché prevede che il Ministro della Giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno faccia un quadro della situazione, un monitoraggio, ci spieghi come sono avvenuto rispetto del divieto di pubblicazione, anche o parziale o per riassunto, degli atti coperti dal segreto, ci spieghi i casi in cui vengono trascritte all'interno delle ordinanze di custodia cautelare le intercettazioni, ci spieghi e ci dia i numeri dell'utilizzo del Trojan, i casi, i criteri, le ragioni che ne giustificano l'utilizzo. Ci spieghi l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti penali rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata. Ricorderete, al Senato c'è stato un acceso dibattito su questo punto. E i casi in cui i risultati delle intercettazioni vengono dichiarate inutilizzabili in quanto non autorizzate correttamente. Ho scritto la data del 31 gennaio di ogni anno perché è la stessa data in cui il Ministro della Giustizia deve comunque fare una relazione sulle misure cautelari. Ecco, si può fare un bilancio di tutta una serie di atti e di effetto che incidono pesantemente su diritti costituzionali. Quindi ci terrei che il Governo accantonasse quest'ordine del giorno e si potesse eventualmente accoglierlo, eventualmente anche riformulandolo, ma in termini comunque accettabili. Grazie. Grazie a lei. Se... Viene accantonato, sottosegretario? D'accordo. Passiamo all'ordine del giorno 169, Ravetto. Con il parere contrario, se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Siamo al 169, Ravetto. Favorevoli 183, contrari 246, la Camera respinge. Ordine del giorno 170, Ruffino, con il parere contrario del Governo. Collega Ruffino chiede di parlare, ne ha facoltà. Grazie. Signor Presidente, desidero leggere la richiesta di impegno fatta al Governo nell'ordine del giorno 170, perché è davvero particolare, nel senso che in questo ordine del giorno si richiede al Governo di presentare alle Camere entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relative all'applicazione dell'anno precedente, disposizioni in materia di intercettazioni, di conversazioni o comunicazioni, con specifico riferimento ai casi in cui le intercettazioni vengono trascritte all'interno di ordinanze di custodia cautelare. Ora parrebbe banale richiedere questo, ma grave la risposta, ossia il non accoglimento del mio ordine del giorno. Prego, signor Presidente, e per suo tramite il Governo, di rivedere il parere su questo ordine del giorno, perché mi pare veramente grave e forse anche lesivo delle prerogative di questo Parlamento, ossia essere informato dell'attività che ho citato prima. Grazie. Grazie a lei. Siracusano, prego. L'accantonamento di questo ordine del giorno perché è in linea con il contenuto dell'ordine del giorno Costa, che è stato già accantonato, e poi lo sottoscrivo e ribadisco, come hanno fatto dei miei colleghi in precedenza, che sono
sinceramente stupita dell'assenza del ministro Bonafede oggi, visto che questo decreto per lui era di così grande importanza, tanto da averlo portato qui alla Camera senza darci il tempo di poterlo modificare. Questo decreto intercettazioni non aveva alcuna caratteristica di necessità e di urgenza, e visto che per il ministro Bonafede era così urgente, non capiamo il motivo per cui oggi è assente, nel momento in cui avrebbe avuto un confronto costruttivo almeno sugli ordini del giorno con le opposizioni. Sottosegretario, chiedo l'accantonamento proprio perché il contenuto è equivalente a quello dell'ordine del giorno Costa che ha poc'anzi accantonato. Grazie. Grazie a lei. Non vedo cenni del governo, quindi dichiaro aperta la votazione. Ordine del giorno 170 Ruffino, parere contrario del governo. La votazione. Favorevoli 182, contrari 239, la Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno 171 Dattis, che chiede di intervenire. Prego. Sì, Presidente, rivolgendomi ovviamente ai rappresentanti del Governo direttamente, perché abbiamo capito, abbiamo compreso, insomma, non sono né il primo e non sarò l'ultimo a mettere in evidenza quanto sia insidioso questo provvedimento, che arriva ad estendere in maniera spropositata la possibilità di spiare sostanzialmente chiunque, perché viene data l'arma sostanzialmente affinché si possa intervenire con lo strumento del Trojan anche in procedimenti diversi da quelli per cui nasce magari una inchiesta, e questa potrebbe essere una palese violazione, lo hanno detto i colleghi, dell'articolo 15 della Costituzione. Bene, questo ordine del giorno, come gli altri ordini del giorno che hanno preceduto il mio intervento, esposti dai colleghi che mi hanno preceduto nel loro intervento, mette, come posso dire, in equilibrio anche un po' i poteri che sono previsti nel nostro ordinamento. Che problema c'è, ci chiediamo e chiediamo al Governo, che un potere come quello rappresentato da questa Camera, cioè il potere legislativo, abbia almeno il riconoscimento di una rendicontazione da parte di un altro potere, che è quello che utilizzerà poi questo strumento che mettiamo nelle mani di quel potere stesso. Qual è il problema che porta il Governo a dare un parere contrario ad un impegno? All'impegno che venga presentato alle Camere entro una certa data, qui viene detto entro 3 mesi, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, venga presentata una relazione che contiene i dati, le rilevazioni dell'attività posta in essere da questo strumento del Trojan, esteso con questo decreto. Allora, la proposta del collega Costa è stata accantonata. Chiedo al Governo di accantonare o di tenere presente nella eventuale riformulazione dell'accantonamento di Costa le due paroline che sono scritte qui dentro. Giusto per rafforzare, perché poi non è che li possiamo, io sono d'accordo, non li possiamo accantonare tutti, ma almeno chiedo se c'è questa possibilità, perché se c'è questa possibilità io l'ordine del giorno lo ritiro confidando nell'accantonamento di Costa. Dal cenno che mi fa il sottosegretario mi sembra di capire che, quindi lo ritiro a favore della riformulazione che poi ci aspettiamo del collega Costa. D'accordo, quindi 171 dati si è ritirato, passiamo al 172, Occhiuto con il parere contrario. Prego, Occhiuto chiede di parlare, prego, una facoltà. Sì, Presidente, perché questo ordine del giorno, come i precedenti, ha nella parte dispositiva un contenuto molto analogo all'ordine del giorno Costa. Lo diceva bene prima la mia collega Siracusano, se sì, accantona l'ordine del giorno Costa, andrebbero accantonati anche questi altri ordini del giorno. Però io voglio intervenire, seppure brevemente,
per segnalare al governo e alla maggioranza che noi deputati di opposizione, lo stanno facendo molto bene i miei colleghi di Forza Italia, ma anche i colleghi della Lega e di Fratelli d'Italia, da stamattina vi stiamo dicendo che siamo preoccupati per l'abuso che si possa fare dei Trojan in ragione di questo decreto. Siamo preoccupati del fatto che ci possano essere captazioni a strascico, del fatto che queste captazioni siano effettuate da aziende private e che il contenuto di queste captazioni, anche quando interviene nella sfera privata dei cittadini, non può essere distrutto. Tante volte in questo Paese abbiamo sentito che le intercettazioni rilevanti devono essere distrutte. No, ora mettiamo i Trojan, nel contenuto di queste captazioni non può essere distrutto, rimane, seppure in forma digitale, sui server, secondo noi sui server, anzi secondo il decreto, delle imprese private che sarebbero di fatto sottoposti soltanto ad una custodia garantita. Non sappiamo nemmeno in che modo garantita, perché poi nel testo di legge... Colleghi, vi chiedo però di abbassare il tono della voce. Non sono disposte nemmeno delle risorse a coperture di questa garanzia di sicurezza. Vi stiamo rappresentando tutte queste preoccupazioni e voi ci dite che invece questo decreto non condurrà a questi abusi. Poi noi facciamo degli ordini del giorno nei quali chiediamo che il Parlamento riceva ogni anno, una volta all'anno, una relazione da parte del Ministro della Giustizia affinché il Parlamento possa essere edotto in ordine a come sono avvenute queste captazioni, a quanti, in quante occasioni siano avvenuti a strascico, ci renda edotte sul fatto che non c'è stato abuso. E voi dite che siete contrari a che questa informazione venga data al Parlamento. Allora delle due l'una: o non siete davvero convinti che questo decreto non produca abusi, oppure non dovreste opporre ad un'operazione di trasparenza all'interno del Parlamento. La verità è che soprattutto al Movimento 5 Stelle non interessa nulla degli effetti, anzi degli abusi che potrebbero determinarsi per questo decreto. A loro interessa che possano dire che hanno potenziato gli strumenti nei confronti, che hanno a disposizione gli inquirenti anche per intervenire attraverso Trojan nella sfera privata dei cittadini, perché loro credono nella infallibilità degli inquirenti e credono anche nel fatto che i cittadini che avessero la sventura di incappare in un'indagine giudiziaria siano colpevoli a prescindere e quindi meritino di essere violentati nella loro privacy, spiati in ogni modo, di giorno e di notte, attraverso i loro telefoni anche quando sono spenti. Ecco, per questo a voi non interessa quello che produrrà questo decreto. Ritenete tutti colpevoli a prescindere. Poi i processi, a volte anche quei processi che vi piacciono tanto e che vorreste non finissero mai, i processi dimostrano che ci sono tanti indagati che invece erano innocenti. Ecco perché noi protestiamo e vorremmo che il Parlamento potesse avere notizia degli abusi eventualmente perpetrati a causa di questo decreto. Non ci stupisce che questa concezione liberale giustizialista del Movimento 5 Stelle sia così pregnante anche in questo testo di legge. Ci stupisce ancora che questo contagio di illiberalità, di giustizialismo abbia coinvolto anche il Partito Democratico. Di questo siamo stupiti, ma oggi un po' meno di ieri, perché siamo abituati purtroppo nelle ultime settimane ad un Partito Democratico che abbiura tutto quello che ha affermato nelle settimane, nei mesi passati, solo per stare al governo. Dichiaro aperta la votazione. Ordine del giorno 172 occhiuto con il parere contrario. Votazione. Favorevoli 183, contrari 248, la Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno 173, Orsini, che chiede di intervenire. Prego. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, a me piacerebbe pensare che il vostro no a questo ordine del giorno fosse una sorta di omaggio che il vizio rende alla virtù. Siete
così imbarazzati da questo provvedimento e dalle sue conseguenze che rifiutate l'idea di riferire alle Camere sui suoi effetti e sulle sue conseguenze, come chiede il nostro ordine del giorno. Quindi io, a differenza di qualche collega che mi ha preceduto, non sono per nulla stupito del vostro no. Il fatto è però che non so se il temo che la mia interpretazione sull'imbarazzo sia un po' troppo benevola, perché questa legge è la prova provata di come questo governo, questa maggioranza, o almeno una parte consistente di essa, intenda il rapporto fra lo Stato e i cittadini in termini non solo diversi, ma opposti a quelli della democrazia liberale. Nella democrazia liberale il primo compito dello Stato è quello di difendere i cittadini, le loro libertà, la loro privacy, la loro vita privata dalle ingerenze del potere di qualsiasi tipo. Lo Stato liberale difende i cittadini, non li espone allo spionaggio, non li espone alle intercettazioni, non lo espone a ogni forma di intrusione lecita o illecita alla propria privacy, se non in alcuni casi estremamente limitati a fronte della necessità di tutelare principi costituzionali prevalenti come la vita o l'incolumità fisica delle persone, ma non è certo questo il caso. Lo Stato liberale è questo, ma voi con lo Stato liberale temo che abbiate veramente poco a che fare. E allora forse la ragione del no è un'altra, ed è l'ennesima prova del disprezzo, della scarsa considerazione che una parte della maggioranza, il Movimento 5 Stelle, ha per l'istituzione parlamentare. In fondo in questo siete perfettamente coerenti, sono mesi che lo dite, sono mesi che lo fate con una lunga serie di provvedimenti, ognuno dei quali porta a svilire, a sminuire, a mettere in discussione il ruolo di questo Parlamento. Il fatto che vi rifiutiate di riferire al Parlamento in fondo è perfettamente coerente con questo. È un po' meno coerente il fatto che il Partito Democratico si accodi a tutto questo senza neppure vergognarsene troppo. Ecco, vi lascio alla vostra triste coerenza senza alcuna illusione che possiate cambiare questo parere senza chiedere accantonamenti o ripensamenti. È una triste coerenza che non fa bene a questa democrazia. Grazie. Dichiaro aperta la votazione. Ordine del giorno 173, Orsini, con il parere contrario del governo. Votazione. Favorevoli 177, contrari 243. La Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno 174, Polverini, con il parere contrario. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Votare. La votazione. Favorevoli 172, contrari 239, la Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno 175, Porchietto, accolto come raccomandazione così come riformulato d'accordo. Ordine del giorno 176, Baldelli, chiede di intervenire. Siamo all'ordine 176, Baldelli, chiede di intervenire il sottosegretario Ferraresi, prego. Grazie Presidente. Sull'ordine del giorno 176, Baldelli, propongo una riformulazione che possa portare al parere favorevole. Sono espunte le premesse come tutti gli altri, come ho già detto, e l'ordine del giorno nell'impegno diventa non più raccomandazione ma parere favorevole con questo testo. Impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, ogni misura anche di carattere normativo utile ad introdurre più rigorose garanzie procedurali nella difesa del segreto investigativo per evitare la pubblicazione di intercettazioni di persone non coinvolte nelle indagini. Collega Baldelli, prego. Siccome è un tema molto importante e delicato, Presidente, va benissimo la riformulazione, chiedo che l'Assemblea lo voti. C'è il parere favorevole del Governo. Grazie.
D'accordo. Quindi dichiaro aperta la votazione. Ordine del giorno 176 Baldelli, con il parere favorevole del Governo, così come riformulato e accolto come raccomandazione. No, così come riformulato, scusate. Fratoianni. Spena, Cadeddu. Altri? Votazione. Favorevoli 422, contrari 1. La Camera approva. Passiamo all'ordine del giorno 177 Giacometto, accolto come raccomandazione, così come formulato. D'accordo. Ordine del giorno 178 Mandelli, accolto come raccomandazione, così come riformulato. Ok. Ordine del giorno 179 Pettarina, accolto come raccomandazione, così come riformulato. Va bene. Passiamo all'ordine del giorno 180 Polidori, con il parere contrario. Collega Gelmini, prego. Grazie Presidente. Il gruppo di Forza Italia ha presentato diversi ordini del giorno e anche questo vuole rappresentare la nostra profonda contrarietà, direi la nostra indignazione per la superficialità con cui il Governo sta affrontando questo tema. E vogliamo ribadire al tempo stesso che noi saremmo stati disponibili ad affrontare una vera riforma delle intercettazioni, una riforma organica ma soprattutto rispettosa della libertà dei cittadini. Perché vede Presidente, pensavamo dopo l'abolizione della prescrizione di avere visto tutto e che il Governo danni più grandi di quello non fosse possibile che li facesse. E invece evidentemente ancora una volta il Governo è riuscito a sorprenderci, perché dopo l'abolizione della prescrizione siamo ad una riforma scellerata delle intercettazioni che mette profondamente a repentaglio la libertà e la reputazione delle persone e degli italiani. E devo dire che quello che ci sorprende di più non è solo l'assenza del ministro Bonafede in quest'Aula, come ha sottolineato prima una collega, ma ci sorprende la sua impermeabilità alle critiche, l'impermeabilità al buonsenso, alle proposte che vengono da tutto il mondo del diritto. Bonafede propone un tavolo di confronto, ma a quel tavolo nessuno è disposto a sedersi, perché dagli avvocati, ai magistrati, agli operatori del diritto, alla Corte Costituzionale che ha spazzato via lo spazzacorrotti, di cui il Movimento 5 Stelle si è riempito la bocca, quel provvedimento completamente sbagliato è stato dichiarato incostituzionale. E allora a fronte di tutto questo, oggi inaugurare la stagione nella quale i Trojan diventano uno strumento ordinario di indagine, inaugurare la stagione della pesca a strascico, io credo che sia un danno enorme per questo Paese, perché come ha sottolineato prima la collega Bergamini, persino di fronte ad un avviso di garanzia ci sono effetti immediati e danni permanenti. Ma qui si vuole prendere a sberle la privacy, la reputazione delle persone, il loro privato. E tutto questo in un'epoca di social e di media è un qualcosa che ha estremamente valore per ogni individuo. Anche perché, come hanno sottolineato altri ordini del giorno, non c'è certezza che attraverso i Trojan non vengano inseriti all'interno dei telefoni e degli strumenti delle prove contro le persone che vengono intercettate a loro insaputa. Non c'è chiarezza nell'utilizzo dei Trojan. E allora, se io non mi sorprendo del Movimento 5 Stelle, che è quanto di più giustizialista esiste in questo Paese, riesco invece a sorprendermi del perché il Partito Democratico sia di fronte ad una grillinizzazione insopportabile, perché già la riforma precedente era una riforma sbagliata. Ma per mantenere questa maggioranza, giocare con la libertà degli italiani è un qualcosa di veramente, veramente grave.
E quindi quello che noi ci auguriamo è che il tempo di questo governo sia un tempo breve, perché o viene spazzato via il governo o vengono spazzate via le garanzie costituzionali una per una. E fra le due cose noi francamente ci auguriamo che questo governo abbia le ore contate. Grazie onorevole Gelmini per il suo intervento. Ci sono altre richieste? No, dichiaro aperta la votazione. Ricordo naturalmente il parere contrario. Colleghi, colgo l'occasione per ricordare in particolare ai delegati d'aula che abbiamo oltre 50 voti da fare e se vogliamo essere puntuali per la diretta televisiva. Votazione, la Camera respinge, 239 contrari, 178 favorevoli, 181 Germanà. Dichiaro aperta la votazione, il parere è contrario. Chiusa la votazione, la Camera respinge, 231 contrari, 172 favorevoli, i 182 Giacomoni, 133 Ferraioli, 184 Dell'Osso, 185 Cattaneo, 186 Bondo, 187 Barelli, 188 Baratto, 189 Pella si intendono accolti così come riformulati, 190 Baroni, dichiaro aperta la votazione, il parere è contrario. Chiusa la votazione, la Camera respinge, 237 contrari, 179 favorevoli, 191 Aprea accolto con la riformulazione proposta dal Governo, 192 Angelucci, dichiaro aperta la votazione, il parere è contrario. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 237 contrari, 176 favorevoli, 193 Fiorini, 194 Presti Giacomo e 195 Cascello sono le riformulazioni accolte come dall'indicazione del Governo, 196 Gelmini, dichiaro aperta la votazione. Quindi, premuto, aspettiamo la collega Madia. Dichiaro chiusa la votazione, la Camera respinge, 239 contrari, 184 favorevoli, 197 Bagnasco, dichiaro aperta la votazione. La votazione, la Camera respinge con 241 contrari, 186 favorevoli, 198 Pentangelo, dichiaro aperta la votazione.